Padre Civerra, lei per tantissimi anni è andato in missione in Albania. Possiamo dire che quella è un po' la sua seconda terra e la sua seconda patria, se non forse anche la prima. Che ricordi ha di quella terra dove il Papa è andato a fare un viaggio, tra l'altro tanto atteso? Premetto che io il 6 settembre del 2013 sono stato in udienza a Roma dal Santo Padre Papa Francesco, e non pensando che sarebbe andato l'anno seguente, gli parlai con tanto calore dell'Albania e gli dissi: Santità, l'Albania è una terra di martiri. La persecuzione più crudele della storia non sono quelle di Diocleziano, di Nerone, come ci hanno insegnato noi da piccoli. La persecuzione dei cristiani in Albania è una cosa terribile, perché l'Albania sotto il comunismo era tutta blindata, non si poteva uscire da nessun buco dell'Albania, né a nord, né a sud, né a est, né a ovest. Ricordo questo. E la mia prima impressione, quando arrivai nel 99, trovai nella nostra casa due famiglie kosovare che erano rifugiati dal Kosovo, che è al nord, in Albania, che è al sud. Ma il bello è che dopo seppi che in tutte le case albanesi di Gurez, dove c'era la nostra parrocchia, erano accettate famiglie kosovare per dare il concetto del popolo albanese. È un popolo che si sente onorato di ospitare un amico, un parente, uno che si trova nella necessità. E tutte le famiglie di Gurez avevano una famiglia, qualcheduno. Gli abitanti del posto andavano a dormire nel fienile, nella stalla. Ma la casa più bella, la stanza più bella, gli ospiti. E a me fece una grande impressione questo senso dell'ospitalità. Se voi andate in Albania, anche nella casa più povera, più piccola, più sperduta, entrando troverete l'angolino di ricezione per l'ospite, con tanto di divano, di dolci, di rachì da offrire. E molti passi del Vangelo gli albanesi li vivono di prima persona. Per esempio, quando Gesù parla che arrivò quell'ospite e non aveva niente da mangiare e andò a chiamare, a svegliare l'amico, dico: è arrivato un ospite, non ho niente da dargli. Quello si scusa che è già letto con i bambini. Questo Vangelo gli albanesi lo hanno vissuto di prima persona, quindi si trovano a capire molto bene il fatto della pecorella smarrita. In che cosa si è concretizzata la sua missione in Albania? Come li ha aiutati? Non so come dire, perché
Mi mise a studiare un po' l'albanese, che è difficilissimo nella costruzione e nella sintassi. Per fortuna che sapevo un po' di latino, perché anche loro hanno le declinazioni. E allora con questo concetto di declinazione, almeno le frasi principali si imparano subito. Ma poi quello che è bello è che gli albanesi sanno tutti l'italiano. Quindi anche se parlo in italiano mi capiscono molto bene. I bambini ancora più dei genitori. I bambini si mettono alla televisione e hanno imparato l'italiano come noi e alcuni meglio di noi. E questo è il primo ricordo. Poi, man mano che sei stato con loro, hai capito qual è il loro interesse all'integrazione europea. Quando il loro esercito, con questa convenzione, se per disgrazia scoppiasse una guerra, qualche cosa che sono occupati, possono chiedere aiuto con le altre nazioni convenzionate e tutti possono entrare con il loro esercito a liberarli. Entrando, ho visto l'Albania, che non aveva una strada, un'autostrada, erano sentieri di campagna. Adesso, se venite, sono bellissime autostrade, molto belle proprio nella concezione moderna di autostrada. Tutti gli operai che hanno lavorato in Italia, dopo un anno o due di lavoro in Italia, in Albania hanno fatto la loro casa. Ma se vedete come, che fantasia che hanno, che belle case, che begli ambienti. Ma nemmeno in Italia ci sono casette così belle, ville così belle. Ma quello che mi ha impressionato di più è la devozione che hanno a Sant'Antonio. Nella provincia che si chiama Lace, è scritto Lace, c'è un santuario rinomato in tutta l'Albania, e quando si avvicina la festa di Sant'Antonio, il 13 giugno, nei martedì che precedono questa festa, a questo santuario sulla cima del Monte Sebaste, si radunano dalle 10 alle 15.000 persone a pregare Sant'Antonio. Siccome quel santuario fu raso al suolo dal comunismo, con l'aiuto dei benefattori bolognesi rifecero la strada di modo che potevano arrivare macchine, camion, camioncini, furgoni. E stare in cima a questa montagna e vedere il martedì che salgono fiumane di popolo in processione al loro Sant'Antonio. C'è il grande handicap che la presenza della maggioranza è musulmana, e allora non si può dare tutto quello sviluppo che i cattolici vorrebbero dare alla religione cattolica. Ad ogni modo c'è una grande tolleranza, è un paese che ha dato l'esempio a tutto il mondo di convivenza pacifica, di collaborazione. Quando si raduna un comitato
cattolico sono invitati i musulmani e gli ortodossi, e viceversa. Quando fanno un comitato loro a discutere qualche cosa, vanno i nostri vescovi, i nostri rappresentanti. E questo è di esempio a tutto il mondo. E mi pare che anche il Papa lo abbia accennato. Quando venne Giovanni Paolo II la prima volta, fu uno shock per l'Albania di vedere l'accoglienza del popolo al Santo Padre Giovanni Paolo II, che aveva un ascendente in tutto il mondo particolare. Ma anche con Papa Francesco avete visto. E quello che penso ha impressionato tutto, di vedere che nella piazza di Teresa di Calcutta, la piazza principale di Tirana, il popolo, tutti quanti, cattolici e non cattolici, hanno voluto che si esponessero le gigantografie delle fotografie dei loro martiri, ma martiri di una sofferenza inaudita, martiri di cui io ho potuto visitare le carceri, una cosa terribile, martiri buttati nella calce viva, martiri fucilati con tutte le loro famiglie. Come dicevo all'inizio, la persecuzione più brutta nella storia della Chiesa per me è stata quella albanese. Nessun'altra nazione ha avuto una persecuzione così raffinata, in cui venivano compresi familiari, amici, tutti quanti. Chi aveva avuto una piccola relazione con uno di questi, e anche nella parrocchia dove siamo noi a Gurez, il parroco Don Stefano Curtis, che era un uomo di grande cultura, aveva studiato in Austria e scrisse parecchio della sua nazione, del suo paese, riuscì a far pervenire al Papa Pio XII una lettera sulla situazione dell'Albania in quegli anni, quindi dopo la guerra mondiale, negli anni 2000, 2001, 2002, 2003. Chi va in Albania e li sperimenta anche lui dovrà dire nel suo cuore: aveva ragione Padre Civera, ha detto anche poco. Uno dei viaggi più attesi del Papa è quello in Albania, e la comunità dei padri dioniani svolge una delle sue attività principali proprio in quella terra. Padre Mario, lei è stato per ben 15 anni in Albania. Che tipo di attività ha svolto? Che cosa ha fatto lì? Beh, quando siamo partiti siamo andati per aiutare i poveri che scappavano e venivano qua, le abbiamo viste sulle navi, ma arrivati là abbiamo trovato una grande povertà e abbiamo cominciato a pensare di lavorare in mezzo a questi poveri, suscitando speranza, ma poi abbiamo visto che la speranza non c'è se anche non si incomincia a fare qualcosa di pratico. E allora abbiamo cominciato a radunarli, cercando di riunirli come nella parrocchia o nei gruppi, e abbiamo messo su un asilo per cominciare a educare i ragazzi, perché c'era un arco di età che possiamo dire quello dei genitori giovani, che avevano vissuto l'ateismo totale, per cui non sapevano niente di fede, mentre invece i vecchi erano molto attaccati, lo sapevano a memoria. Com'è cambiata l'Albania nei 15 anni in cui lei è stato lì, dal 94 al 2009? Beh, all'inizio tu li vedevi sempre in giro, sia albanesi, sotto la pioggia, sotto il sole, inquieti. Sembrava che l'unica cosa che volessero fare era quella di fuggire dalla loro terra, perché veramente erano rimasti imprigionati per 500 anni, e con chiusura verso l'esterno.
Ma poi dopo, ecco, abbiamo cominciato a vedere che quello che, di cui avevano bisogno è soprattutto riprendere speranza, ma anche se i migliori fuggivano per andare a cercare altrove il diritto di vivere e di vivere più dignitosamente. E noi abbiamo iniziato cercando di stare vicino ai poveri. Cosa è cambiato? È cambiato che per esempio hanno fatto le strade e fu una cosa molto importante perché alcune strade principali danno possibilità di raggruppare i popoli, anche perché l'albanese in genere ha molti agganci con parenti quando si sposano, non si sposano mai nel proprio villaggio, anche perché avendo molto sacra l'ospitalità, in qualsiasi posto dell'Albania vanno, hanno qualche parente che li accoglie. E allora noi abbiamo cercato di dare un po' di stabilità a queste persone e far nascere la speranza. Poi, oltre alle strade, naturalmente, le chiese, che erano state tutte distrutte, gli asili, le scuole, abbiamo fatto una scelta, anche c'è da fare una scelta tra la scuola o la sanità. Ma nella sanità era un po' più deciso il governo di metterci le mani e allora noi abbiamo cercato di metterle nella scuola, cioè di se educheremo i ragazzi e domani ci sarà una società che sarà più aperta al futuro, perché se no erano tutti chiusi in se stessi. A proposito di apertura, qual è il rapporto tra le varie religioni? Possiamo dire che l'Albania è l'unico paese europeo a maggioranza musulmana ed è un grande esempio di unità e di collaborazione nelle varie religioni, anche se qualche volta qualche integralista magari è venuto da fuori, ma solo da fuori, dentro invece si convive benissimo, che poi sono protestanti, cattolici, musulmani e ortodossi. Possiamo dire però che i musulmani sono divisi anche in tre sette, ci sono i sunniti, i sciiti e anche i betaci, che è una particolarità loro, che era praticamente una legione straniera degli egiziani che erano venuti lì in Albania, avevano dei diritti, poi hanno perso i diritti e vivono più poveramente, come profeti, eh? Ed è la capitale del mondo di questa setta musulmana. Qual è la cosa che l'ha colpita di più rispetto al viaggio del Papa in Albania, rispetto a quello che ha detto, rispetto al rapporto anche che ha avuto con gli albanesi che lo hanno accolto con grande affetto? È quello che lì proprio si coglie, è proprio questa voglia di lavorare insieme, perché quando c'è stato il momento difficile della rivoluzione per le banche là che sono fallite, e allora è successo che i cattolici sono andati a difendere la moschea dove c'erano i musulmani, che i cattolici l'avrebbero distrutta, no? E i musulmani sono andati a difendere la cattedrale. Per cui ecco, e poi si diceva siamo tutti fratelli, cerchiamo di volerci bene, e questo si è realizzato perché convivono veramente, i musulmani vanno alla festa dei cattolici, i cattolici vanno alla festa dei musulmani, ecco, e convivono bene insieme.